Iniziamo con il terzo game di questa serie. Siamo nell'Inter-Extreme Master World Championship, questa Italian Esports Association. Io, come al solito, sono Urkukan, mia compagna Gianluca, per il commento di questa serie. Passiamo alle presentazioni con il Terran che spona nell'angolo in alto a destra con il colore rosso per il team Envy Us. No, scusate, per il team Millennium Marine Lord. Nell'altra parte di Dusk Towers invece troviamo uno Zerg che dopo un primo game eccezionale non è riuscito a portarsi sul 2-0, Violet. Uno pari quindi tra Violet e Marine Lord, vedremo cosa ci proporranno in questo secondo game. Subito Achi First per Violet, mentre Marine Lord apre di raffineria a 15, se non ho visto male, o 16, quindi probabilmente Reaper Opening e poi Fast Expand per il giocatore Terran, insomma, mi immagino almeno abbastanza canonico, anche perché la... Potrebbe però mettere subito il reattore e saltare il Reaper, dipende come abbiamo fatto nel secondo game. Vedremo entro breve la sua scelta. Intanto arriva l'estrattore di Vespene per lo Zerg. In tempo per avere appunto l'incremento metabolico, il centro di Vespene per l'incremento metabolico appena completata la pull. E no, arriva subito il Reaper, ma c'è già l'SCV pronto per costruire l'espansione, quindi Reaper Expand molto veloce. Entrambi sfruttano il vantaggio di avere l'espansione coperta dall'entrata su la rampa d'accesso alla base principale, unico accesso appunto alla Natural, almeno via terra. È ancora... Sì, devo dire che una giocata come quella che abbiamo visto nel primo game me la sarei aspettata di più su questa mappa, che nonostante ha un'entrata di Reaper molto limitata, perché c'è una pocket base in questa base, in questa mappa e una sola piccola rampa e pochissimi cliff per entrare per i Reaper. Almeno in questa mappa la distanza di rush è più corta e lo spawning point del nemico è sicuro. Eh sì, e in questa mappa molto molto facile anche proxare per i Protoss o comunque avere giocate Rush con Proxy Rax, pure per i Terra, anche se non ho mai viste finora, perché nessuno è così avventato ad andare una Proxy Rax, forse soltanto, ne abbiamo viste alcune soltanto ieri nel round 32 da Zeratul, che è un giocatore appunto brasiliano che ha... Calazur, no, Kalazur, sì, Zeratul. Zeratul, Kalazur, scusate, giocatore brasiliano che abbiamo visto contro NiB. Abbiamo visto ieri, infatti, che 6.000 dollari non erano un granché, quindi che schifo, Sì. proxiamo i ghost e ciao. Sì, e perdi così la serie contro il tuo avversario, ma torniamo subito in game. Marine Lord sta aprendo di 1-1-1, quindi con spazio porto. Vedremo se andrà con la costruzione di un reattore o di un modulo tecnologico su la fabbrica. No, arriva il modulo tecnologico, quindi probabilmente arriveranno Banshee per il giocatore Terra, ma in anticipo credo c'è la navetta medica per un drop di mine. Sì, vediamo finalmente che in questa mappa in cui il Terran è riuscito a espandersi senza problemi c'è un inizio di partita già deciso da parte di Marine Lord, che parte con un drop ma verrà scautato già dall'inizio Eh sì. con un overload in una posizione davvero scontata. Non so perché Marine Lord sia passato di lì. Ora Sì, dal sa centro... Violet Strano. che... Quali sono le intenzioni di Marine Lord? Sicuramente sarà più pronto. Intanto vediamo uno Spire in costruzione per... Pinnacolo su tre basi, in costruzione l'espansione, la seconda espansione per Violet, mentre c'è il Reaper che va a eliminare i biotumori. Non ci riesce, ma Non ci potrebbe riesce, sì. usare una mina. Sì, per Intanto portarsi al dall'altra terreno. parte invece non è molto pronto questo Violet, però decide Marine Lord ugualmente di droppare da un'altra parte, posiziona la mina dietro le linee minerarie, davvero scelta interessante, e inizia a Il focus. sparare i primi colpi con questi Marine su
sull'Acheria. Sono arrivati però ormai un sacco di link che però potranno essere colpiti da questa mina. Vedremo, attenzione, addirittura credo che Marilord abbia subito anche Friendly Fire. Vediamo dall'altra parte il Reaper che continua a essere fastidioso fino alla morte, ma la sua morte è finalmente arrivata. Arriva un Liberator, il lancia sporrone in posizione, vedremo se riuscirà a fare qualche kill. Marilord inizia sui droni, un attacco da entrambe le parti davvero interessante. Il lancia sporrone si sta riposizionando, ma già sono stati fatti fuori 6 droni e il Liberator se ne va senza aver perso neanche troppi punti vita. Eh sì, ancora vediamo doppio attacco per Marine Lord mentre sta cercando di completare, anzi ha completato la sua Spire, ma ha messo in costruzione anche la colonia delle Blatte, Roccio il Roach Warren, mentre Liberator sta rientrando, inseguiti dalle Muta. Infatti arriva subito il focus sulla navetta medica e riesce a distruggerla. Arriva anche le Muta su il Liberator che va ad attaccare alcuni droni e il boss di Zerg sulla base principale di Violet. Si è annullato la costruzione di un drone, ha annullato anche la costruzione di un Overlord, probabilmente lascerà supply bloccato lo Zerg avversario. Per pochi secondi, ma niente di che. Comunque un inizio di partita davvero interessante secondo me da parte di Marine Lord, che è riuscito a farsi fastidioso già dall'inizio. Eh sì, Dall'altra parte Violet ha deciso di andare muta e ma prova. sacrificare tutto questo tempo per aspettare il muta. Appunto, Marine Lord non si è fatto sfuggire l'occasione e si è reso pericoloso già dall'inizio partita. Sì, ma Vediamo prova. queste muta che provano a trovare, cercano un'entrata su questa base, ma Marine Lord è difeso su tutti i fronti, riesce a danneggiare solamente un estrattore di vespene, una raffineria, scusate. Ma niente di che, la ripara Marine Lord senza problemi, costruisce le torrette ed è praticamente questo harass di muta è durato davvero niente. Eh sì, dicevo, una transition per Violet perché sta già producendo Blatte, ha interrotto la produzione di Muta, soltanto credo 7 Muta se non ho visto male, e arriva la terza espansione per lo Zerg, quindi ancora cerca di mantenere la distanza serrata rispetto alla macro del suo avversario, intanto forza l'ingaggio per eliminare forse qualche unità, arriva anche dopo l'officina bellica, anche le ulteriori espansioni per il giocatore Terran che sta puntando anche allo scudo balistico. Marine Marauder per il momento per lui, mentre dall'altra parte Monoblatta con l'upgrade più uno per gli attacchi a distanza. Si mantengono comunque in linea i due giocatori per quanto riguarda gli upgrade. 27 Blatte in campo per lo Zerg, mentre il Terran si sposta in avanti per un push supportato dai liberatori che saranno molto probabilmente utilizzati per coprire la difesa dei Marine. Vediamo intanto Marine Lord si sta spingendo il suo esercito verso la quarta base di Marine Lord, di Violet, scusate. Arriva l'ingaggio, le Roach sono già pronte ad attaccare, i tank non sono posizionati, ed attenzione perché adesso le Muta potrebbero fare fuori qualche medivac davvero importantissima. Le unità del Terran sono stimmate in continuazione, ed ora deve correre via ai ripari. C'è un Liberator che per fortuna salva la giornata, fa fuori qualche muta e le tiene occupate affinché le medivac piene di unità tornino in base. Ma attenzione, sembra davvero che Marine Lord resterà a 3 basi per ancora qualche minuto, perché sta costruendo il secondo e il terzo bunker. Sente la pressione di Eh Violet, che sì. giustamente è fuori dalla sua base. Eh sì, morfe in laceratore di alcune blatte, subito prende posizione sotto la rampa d'accesso alla seconda espansione del Terran che intanto vorrebbe prendere la terza espansione, ma molto probabilmente non ci riuscirà appena viste le blatte, tornerà indietro con il suo CC. E invece arriva l'ingaggio con Blatte e Laceratori, subito il focus sulla prima linea di Marine che vanno ad essere migrati molto bene da Marine Lord, ancora il focus da parte dei Laceratori, perde tutte le Blatte, rimangono soltanto i Laceratori in campo, il focus su il Liberatori riesce a distruggere la prima linea, perde anche i bunker, rimangono soltanto alcuni Marine, riesce a colpire anche le Medivac, molto buona l'attacco di Violet che però perde, rischia tutto quanto perdendo appunto tutto il suo esercito di Blatte e
laceratori, rimangono ancora alcuni laceratori che attaccano le navette mediche, ma come abbiamo visto sono facile preda e qui c'è un drop di Marine Lord. Che per 7 HP riesce ad 7 HP. andarsene per fortuna, ma davvero ottima situazione era quella per Marine Lord che sembrava disperata pochissimi secondi fa durante l'attacco. Vediamo che Violet si è concentrato sull'attacco principale, poteva chiudere la partita qui, non ha dato peso alla quarta espansione già in campo, ha perso tantissime unità, ha perso tutto il suo esercito, ora decide di dividere il suo esercito che ha davvero numeri discutibili, addirittura... Si sente di rischiare di mandare l'esercito ad attaccare linee minerali, divide parte delle sue rocce, ne manda 3 in natura, ne, 3 nella quarta e un numero un po' maggiore nella terza base di Marine Lord, ma Marine Lord riesce a perdere soltanto 2 SCV, salva tutto ed ora va al contrattacco, ma ci sono abbastanza rocce sembra. Dovrà tornarsene a casa ancora una volta, Marine Lord. E non sembra di potercela fare. No, decide di non rischiare troppo. C'era un unico tank che non poteva fare moltissimi danni. Abbiamo visto subito focussato perché piazzato in seconda linea e i rinforzi di Violet sono andati a focussarlo. Mentre vediamo l'antro della caverna delle Ultralische in costruzione per lo Zerg, che ha messo anche in costruzione le ghiandole surrenali per aumentare la velocità dei suoi Ling. Soltanto ora inizia gli upgrade dello Zerg, uno per l'attacco melee e uno per l'armatura. Non tanto per l'attacco melee perché ovviamente sta utilizzando unità ranged, ma tanto quanto per l'armatura, soltanto uno di upgrade al 12° minuto è veramente poco. Mentre c'è Marine Lord che sta ultimando il 3-3 per quanto riguarda l'armatura e gli attacchi a distanza. Intanto ancora un altro ingaggio, Marauder in grande quantità, Steampack prepotente di Marine Lord e subito i laceratori che cercano di difendere la prima linea di Vlad, ma credo che non ci sia niente da fare. Continua ancora il push di Marine Lord con queste unità supportate da un tank in seconda linea, ma forse non servirà neanche quello. Steampack ancora aggressivo da parte di Marine Lord per inseguire le ultime unità in campo, costretto a pullare i droni dalla terza espansione il giocatore Zerg, ma non ci può fare niente. GGG 3G per Violet, vince il terzo game Marine Lord.